Le cose vanno avanti bene, nel senso noi ci eravamo dati il cronoprogramma, che era innanzitutto il certificato di agibilità che abbiamo avuto. Adesso dobbiamo chiudere il contenzioso, chiamiamolo così, perché non è un contenzioso giudiziario, ma una transazione che è un po' difficile a chiudersi e che dobbiamo chiudere rapidamente, poi la convenzione e lo stadio. Lo stadio si deve fare, perché l'abbiamo visto anche in questa vicenda dell'agibilità, lo stadio è un po' anzianotto. E noi invece sappiamo che il Napoli avrà lunga vita e quindi dobbiamo realizzare uno stadio che sia all'altezza della sfida, uno stadio sicuro, uno stadio in cui fare anche altri eventi. Quindi nella convenzione per esempio va inserito anche il dato che lo stadio deve essere consegnato per eventi come i concerti e altre cose, c'è una riqualificazione complessiva. Il tema è delicato, non è una trattativa o comunque un accordo, un discorso che si conclude in pochi minuti, perché si tratta da un lato di concedere un bene quasi per sempre. Si tratta di prevedere una riqualificazione, non dobbiamo realizzare solo uno stadio, ma è qualcosa di più, e poi c'è da vedere chi mette i quattrini. Questo è un investimento importante, io sono fiducioso perché tutte le cose che ci siamo detti io e il Presidente alla fine sono realizzate. Quindi questa è la cosa più importante, lo vuole il Sindaco, lo vuole lui, lo vuole la città, quindi si farà. Sulla Tommaselli deciderò nel prossimo governo. Decido complessivamente su quello che è accaduto, come mia abitudine devo comprendere bene, io non vado dietro né al clamore del momento, né alle invettive, né ad atteggiamenti troppo impulsivi, però non sono nemmeno superficiale nelle analisi, quindi la devo guardare con attenzione le varie vicende, la vicenda che è accaduta all'assessore Tommaselli e all'assessore Sodano. Io sono circondato di persone per bene, quindi sul piano giudiziario finora io non vedo nulla di penalmente rilevante, però in politica c'è anche l'aspetto politico che io devo esaminare e quello che farò nei prossimi giorni.